Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato al mondo del paranormale. Questo video mi è stato richiesto, o meglio, non proprio questo argomento, ma mi è stato richiesto da alcuni iscritti di fare più video dedicati a questo argomento, perché comunque è un argomento che affascina, che incuriosisce tante persone e mi è stata proprio fatta la richiesta di potenziare un pochino di più i video che riguardano il paranormale, l'occulto, il mistero, insomma, questo genere di video. Io ovviamente, siccome gli iscritti al mio canale sono interessati a tanti argomenti diversi, perché io tratto tanti argomenti diversi, ovviamente continuerò a mettere sul canale anche tutti gli altri argomenti, però effettivamente questa area l'avevo ultimamente un pochino trascurata e la vorrei riprendere perché comunque anche a me, prima di tutto, mi affascina l'argomento e quindi sono ben contenta di soddisfare questo tipo di richieste. Anzi, vi invito a scrivere nei commenti se volete vedere qualche video specifico su qualche argomento specifico del genere. Quindi, se magari siete incuriositi dalla storia di qualcosa di particolare, di una bambola infestata piuttosto che di un luogo particolare, fatemelo sapere nei commenti e io, se la cosa sarà ovviamente alla mia portata, sarò felicissima di accontentarvi. Detto questo, oggi vi voglio parlare della collina infernale di Montpellier Hill, che si trova in Irlanda vicino a Dublino. Questa collina è famosissima tra tutti gli appassionati del paranormale e dell'occulto perché c'è un edificio ormai abbandonato in pietra, conosciuto con il nome di Hellfire Club. Ma facciamo un passo indietro. La storia di questa collina comincia nel 1725, quando un ricco imprenditore decide di acquistare il terreno su questa collina di Montpellier Hill per costruire una casa per lui e per la moglie. I lavori cominciano e gli operai, mentre stavano scavando le fondamenta del terreno, si accorgono che c'è un cunicolo scavato in questo terreno e in fondo a questo cunicolo vengono trovate delle pietre. Queste pietre sono state messe lì dai primi abitanti della zona e indicavano la presenza di sepolture, quindi si trattava di pietre tombali. Questo imprenditore non solo se ne frega altamente di queste pietre che sono state trovate e decide di continuare i lavori, ma non solo. Ordina agli operai di utilizzare queste pietre per costruire i muri portanti della casa. Quindi lui, per costruire i muri di casa sua, utilizza le pietre tombali. I lavori finiscono, lui si trasferisce lì con la moglie e poco dopo una violentissima tempesta si abbatte su casa sua in particolare e porta via il tetto, quindi casa sua, diciamo, viene scoperchiata. Subito gli abitanti della zona interpretano questo avvenimento come una maledizione dovuta al fatto che lui ha osato profanare le pietre tombali e ha disturbato i defunti con la costruzione della sua casa. Il ricco imprenditore continua a pensare che siano solo leggende e superstizioni e continua tranquillamente la sua vita, però 6 anni dopo muore. La moglie decide di non restare in questa casa e la affida, diciamo così, a un gruppo di uomini che facevano parte dell'Hellfire Club e da qui il nome della dimora. Questo club però non era un club normale, un club qualsiasi, perché l'attività principale di questo luogo erano delle riunioni sataniche con tanto di gatto nero come simbolo del maligno. Quindi questi uomini ovviamente all'interno di questa casa continuano la loro attività, quindi fanno riunioni sataniche, fanno sedute strane, particolari, sacrifici umani, cose di questo genere. Finché un giorno, per sbaglio, uno dei membri dà fuoco alla dimora, quindi questa dimora prende fuoco, ci sono un sacco di feriti e di morti in quell'occasione, e da quel momento il luogo rimane assolutamente abbandonato e i membri del club non vi hanno più rimesso piede, almeno questo secondo le testimonianze. Però questo luogo continua ad essere meta di turisti, curiosi, appassionati dell'occulto e del paranormale. Perché? Perché in questo luogo ci sono tanti testimoni che affermano di aver vissuto esperienze paranormali. Molti dichiarano di aver sentito delle mani che tirano, che spingono le persone, alcuni hanno sentito delle mani alla gola con la sensazione di essere strangolati da mani invisibili,
Altri hanno sentito l'urlo di una donna provenire dalle fondamenta del terreno, altri ancora hanno sentito un suono di campanelli e hanno visto apparire dal nulla due donne vestite come sacerdotesse, e la storia più famosa riguarda l'avvistamento di un grosso gatto nero con due occhi rosso fuoco. Questo gatto era assolutamente identico a quello che i satanisti usavano per i loro rituali. La storia è particolare che questo gatto si dice sia stato ucciso in modo brutale da uno dei membri di questo Hellfire Club. Questo folle, per uccidere il gatto, lo ha cosparso di whisky e poi gli ha dato fuoco. Il gatto è corso fuori e non ha fatto più ritorno. E si dice che da allora lo spirito del gatto si aggiri ancora intorno alla tenuta. Inoltre c'è un'altra storia curiosa che dice che un pittore passava di lì, ha visto questo gatto, lo ha dipinto. E il quadro appeso alle pareti di un edificio, che in realtà poi è stato quello che è andato a sostituire questo Hellfire Club, è stato ritrovato molte volte capovolto, quindi a testa in giù. E questa è una cosa, una curiosità, è qualcosa di strano e di inspiegabile. Oggi questo luogo è ancora visitatissimo da curiosi, di appassionati dell'occulto e da studiosi del paranormale che si recano lì per effettuare registrazioni, ricerche, per capire se effettivamente queste storie sono vere o se si tratta solo di leggende. Però anche chi crede che siano solo leggende ha affermato di aver sentito in questo luogo delle energie negative e delle sensazioni fisiche poco piacevoli. Quindi, in ogni caso, anche chi non ha avuto esperienze paranormali e chi non ci crede, in questo luogo avverte comunque una sensazione di inquietudine. Questa è la storia di Montpellier Hill. Devo dire che è una storia che mi affascina, come del resto mi affascinano tutte le storie che sono legate a queste cose, però io personalmente penso che sicuramente ci sia una parte di leggenda. E magari è anche vero che chi è andato in questo luogo è stato magari in grado di farsi un po' suggestionare da tutte queste storie e magari ha vissuto davvero delle esperienze negative. Magari per suggestione, non è detto che necessariamente ci siano gli spiriti, però credo che ci siano dei luoghi che sono davvero capaci di suscitare in noi delle esperienze particolari. Io con questo video mi fermo, vi invito a scrivermi nei commenti cosa ne pensate di questa storia, se ci credete, se pensate che siano solo leggende e se comunque in ogni caso vi affascina. Io vi do appuntamento al prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi mando un bacio enorme, ci vediamo alla prossima!